ragazzi, siamo arrivati a Grazbergen e tra poco inizierà il tour delle Fiandre per Minores. E visto che manca ancora un'oretta, direi che possiamo fare un giretto per questa, come dire, piccola cittadina che è molto caratteristica. Non so se riuscite a vedere, ma adesso vi porto in giro e direi che possiamo iniziare. Comunque mi dimenticavo di dirvi buona Pasqua. Mi sono dimenticata. Allora, qua ci sono tutte le varie ammiraglie. Andiamo a recuperare quella di mio fratello. Molto medievaleggiante. C'è un odore di salsiccia. Spero che parlino anche in inglese, perché io fiammingo non lo conosco. Per ora francese e un po' di tedesco. Il tedesco è decisamente meglio del francese, ma vabbè, l'inglese sarebbe ancora meglio. Sto qua, levati dalle... vabbè. Ma non sei contento? Sì, abbastanza. Ma sai che vai su YouTube? No. Vabbè, ma non faccio vedere, scavati un po' giù. Questa è la nostra maglietta. Regione Veneto, Team Treviso. Perché Team Treviso? Perché è la tua squadra di Treviso? Sì. Ah. Sei carico? Si spera. Si spera. Ecco, bene. Comunque, adesso andiamo a fare una benedizione in chiesa. Comunque, perché è Pasqua. Okay. Se voi volete, eventualmente potrei darla anche a voi. Adesso andiamo in chiesa perché è Pasqua e andiamo almeno a metterci un naso dentro. Non è quella comunque, ma è questa. Comunque stiamo discutendo del fatto che qui fanno le case con i mattoni, ed è ovvio, però sono a vista, invece da noi non sono mai a vista. E ci stavamo anche interrogando sul perché di questa scelta, cioè se deve tenere meglio il caldo, se in questo modo sono più resistenti. Ecco, questo bambino capisce, che c'era anche, credere, ieri a Bruxelles, il Mannequin Peace. Questo è il pavè su cui andranno poi in bici e con le mie mouture. Entriamo. Allora, tra 10 minuti si parte, infatti vedete che le macchine sono tutte pronte. E quanti chilometri sono? 100? 130, che sono un po' tantini per inizio stagione, per gli juniores, ma sbatti, amen. E bene, adesso andiamo a recuperare la nostra macchina e li seguiamo. La cosa bella è che vediamo che sono tutti in attesa, tutti in ansia, pronti. Non so se si sente che tipo sto morendo su questa salita, ma vabbè. La gente sta pian piano accalcandosi. Comunque non la, di questo è solamente la partenza, perché l'arrivo è a Oudenaarde e il tragitto è diverso da quello che fanno i professionisti, ma a noi non interessa. Bene. Schieting, dan keren we terug naar de muur en nogmaals in Wolfsberg. Zo trekken we dan richting Herzelen. Want van hieruit is direct in de verte
Fabio, Bernard de Wey, vice-directeur. Natuurlijk. Allora, ci ho fatto spiegare che siamo gli unici italiani perché Treviso, che è la squadra con cui siamo venuti qui in rappresentanza, è gemellata con questa gara o questo paese, non ho ben capito, comunque hanno un aggancio e hanno promesso altrimenti che noi italiani partecipassimo e quindi ecco. E tra l'altro hanno diminuito anche i corridori per squadra da 6 a 5, quindi non si vede niente, però cavolo. Manu, chiamalo, Manu! Manu! È entrato, lascialo in pace! Guarda che zoomone sulla faccia che gli faccio! Sei riuscito a vedere la moltitudine di ragazzi? No, ci sono. È stato, voilà, de burgemeester heeft eer het genoegen. Bernard, die laat dat volledig pak aan het leren. Heeft een duimapplaus. Zij mogen van start gaan. 131 kilometer in totaal en 162 juniors. Goed zoals dat doet. Welcome to everyone. Allora, faranno un paio di giri qua per questa strada. Poi noi andiamo all'arrivo direttamente, che è un po' lontano da qui, ovviamente. Di questo sono tutte le ammiraglie. Non c'è caldissimo, però vabbè, cioè nel senso si scaldano correndo. Comunque, siamo seguiti anche sulla TV belga, perché è molto conosciuto come giro. Per spiegare bene, vedete, siamo l'unica squadra che ha diritto ad aver impiantato il gazebo. Perché Treviso è gemellata con questo paesino e quindi siamo forti, vecchi. Cosa dire al popolo di internet? Niente, se vi convocano in nazionale, regione, non venite, siamo troppo fatti. Ma non funziona così. Manu, com'è andare sul pavè? Essere su una saponetta è la stessa roba. Essere su una saponetta? Ma perché si scivola, tipo? Così vai via. Aspetta, non vedo, aspetta, non, aspetta che ti ok, vai, com'è che si va via? Ah, si scivola? Si scivola un sacco sul pavè. Perché non metti le pantaloni lunghe allora in caso di... Cosa c'entra sci... Ma sta... Lo sa anche lei, dai. Vabbè. Comunque, mami. Vabbè. Tweede plek komt, of wordt het, ja, die Levi, William Levi, vergeet ook de Nederlander, kost het niet. Voilà, ze gaan daar spurten. Wie legt de slag op de tweede en derde plaats, dames en heren? Wie wordt hier de tweede in de Ronde van Vlaanderen voor Joris Beur? Dan Koster die op lijn op de tweede plaats. En dan is het ja, Van Veumelen, die komt op drie. En daar op een spurt nog te winnen. De prijs is inderdaad.